Weewee. Weewee. Buongiorno a tutti. Buon martedì. Allora, aspettate che pubblico la storiella su Instagram. Tu 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 tu. Arrivo, eh. Allora. eh. Ok, ok, perfetto, buongiorno, questo 70B è orribile, concordo. Perché 7 70B in verità già lo ho da qualche giorno, 70B. Eh, però veramente brutto. Veramente orribile. Tutta buggata la chat, è in inglese. Tutte le funzioni sono storte. Cioè scosato stamattina al sole sei rossissimo. Certo, sono andato al mare. Sì, confermo, confermo. Gli aggiornamenti inutili. Sì, non capisco veramente che cosa gli sia passato per la mente Franco che hanno fatto sta cosa. Ok, storia la pubblicata, possiamo andare in, in pace. Perfetto. Non di più di Stavis, Abbonati buonani, io li vedo. Tu lo levi e come fai a levarlo? Eh? Cioè, levi 7 TV. b eh. <ride> un, un po' malvagio. Infatti, io lo io vorrei disinstallare e reinstallare. Perché, eh, cioè, teoricamente sono delle opzioni attivate e disattivate. Però non, non riesco a trovarle, io sinceramente. È diventato tutto brutto. Io ce l'ho da giorni così. Non so perché voi boh, l'abbiate adesso. Eh, non lo so, io già lo avevo. Eh, boh. Non posso più manco a la gente. No, io posso. Però non lo posso più fare con il tasto destro sul nome. Che era tanto comodo. Cioè, io cliccavo tasto destro e c'era, capito, quella, quel grafichino là. Quello dici, eh, ma... eh, eh, cazzo, infatti. Basta che vai direttamente sulle impostazioni, no? Eh, fosse così facile come l'hai descritto, Pintux, ma non... non si sa che cazzo hanno fatto, sinceramente. Boh, eh, ti giuro. Ma anche, ma anche, come si chiamano? Eh, tipo la roba che ne so, ti ha menzionato, tutta la roba, cioè. I mod slog, i mod slog. Allora, io posso vederli, voi non lo so. Cioè, mod slog, tipo io vedo. Vedo Franco che è stato timeoutato 15 minuti fa e poi, boh, tutti li vedono. Vedete Franco che è stato timeoutato? Ah, voi lo vedete? <ride> Ho controllato ieri un macello, si riscrive completamente l'HTML, se a... mettiamo modificare altrimenti tutta la struttura della pagina. Eh, fa cacare! Capito. Anche voi lo vedete Quindi voi vedete lo sborrone che è stato Che è stato timeoutato per 10 secondi Vi fa vedere gli ultimi messaggi Ma che cazzata Cioè a che serve? Qual è lo scopo? Oh Sia in chat che nel mod slog. Vabbè in chat non Vabbè quello Sì e no cioè Qua non appare ovviamente E Ah come qua appare? Ma perché qua appare? Non dovrebbe apparire. Questa proviamo. Pubblicità, boh. non lo so. Io da qualche giorno che ce l'ho sta cacata. Infatti, già un giorno, degli cioè uno, uno dei scorsi giorni mi ero lamentato. Ho detto che era tutta funzionava di merda. Eh, cioè, perché ora. Ad esempio, puoi cliccare sul nome, no, manco. Non lo so. Boh. Uno, fa uno spoiler, noi lo vediamo comunque. Vabbè, ah, ma quello Levis lo potevi vedere in ogni caso. Cioè, c'erano delle estensioni con cui potevi vedere in ogni caso i messaggi cancellati. Non è una novità, eh. Però non capisco perché avere proprio la sezione dedicata. Io pensavo che fosse una cosa. Se sei mod del canale, non se, se sei utente. Oh, dopo Resident facciamo un po' di Marvel. No, non penso, Andrew. Oggi no non credo. Domani domani, domani magari facciamo un po' di Marvel Snap. Che se giorni che non lo facciamo. Eh, però, però non penso eh, Sì, lo facciamo domani anche perché Domani è mercoledì Giovedì vi ricordo che facciamo la maratona eh, Mini maratona Venerdì faremo altro Quindi sì, direi che ci sta Dato che venerdì non facciamo nemmeno la stream con Atrix Domani possiamo fare Snappino, snappino. Nel titolo comunque è scritto S3A Ma lo so, l'ho scritto apposta L'ho scritto apposta Buongiorno Ditti, colpa delle tue 7 ore di live. Direi sentivo ieri, tutta la sera occupata a recuperare il VOD. Comunque, però, ragazzi, a te mi sta piacendo un sacco, anche se sei un pippero. Un pippero! Ma getta il peluche! Cioè. Eh. Lo puoi disattivare quello dei mod log, Sì, ma è una cosa che, fa che fai personalmente, te Pintux, È un sistema di merda, dai. L'hanno progettato veramente male questi 70B. Hanno fatto solo casini, boh. so stile team è quando una persona riscatta con i punti canale ma prima era bellino prima era bellino c'era scritto ha riscattato mille palline così fa cacare v voi ora state vedendo quello che io vedo da una almeno una settimana ragazzi non sapete che merda voi lo, vo lo vedete capito? io sono una settimana che combatto con sta cacata e provo a cambiare le impostazioni ma non cambia un cazzo <ride> calmissimo calmissimo però è veramente brutto eh, è veramente, veramente brutto. Il tag, sì, ma è brutto. È brutto. È brutto. Eh, ma infatti, Franco, è da. Secondo me, è da disinstallare 7TB e reinstallarlo disattivando tutte le opzioni. E poi, a mano a mano, le attivi una a una, così uno capisce qual è. Perché io ho provato a disattivare tutta la roba che sembrava nella. Uh, chat, aspetto e via dicendo, non ci sta un cazzo, cioè non, non funziona niente. Quindi, oggi proverò a disinstallarlo e reinstallarlo. Eh, il punto è che il problema è che quando lo, dis lo disinstalli, poi ti, leva, ti resetta anche le impostazioni belle che avevi messo, capito? Cioè, che cazzo, Ma andava tanto bene. Sti maledetti, oh, non c'hanno veramente niente da fare, rovinare le estensioni carine. Più che altro ti ha scomminato tutte le motte. Se chiudo dal tasto emote 70B, non si chiude. Ah no, a me si chiude. A me si chiude. Si sì, hanno fatto pure questo nuovo. Questo nuovo menu. Eh, ma io, tipo il menu di, di solito non lo uso mai, sinceramente, sai. Eh, cioè, lo uso per guardare le emote. Magari vado in qualche canale e guardo le emote che ha quel canale. Ma se no io le scrivo e basta. Poi mi sa che devi rimettere tutte le emote. No, 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 stai. Quello no, quello no. Oggi sono di riposo e posso vedere Jimmy. Che bello! Hanno chiuso il circo per oggi. Pado E come si fa? Cioè. Questa è follia. Questa è veramente follia. Ieri ci ho messo due ore per trovare dove erano aprite le molte del canale. No, vabbè, dai, non è così complesso, scusate. Cioè, io lo vedo abbastanza semplice. Io lo vedo così. Guarda, vi faccio vedere come. Come lo vedo. Qua ci sono le emote Qua ci sta 70B Con evidenziate sopra quelle che fanno da overlay Ok, rispetto alle emote normali Perché voi potete fare tipo eh, Boh, tipo Così e così E esce fuori Vabbè Non dovrebbe uscire fuori così Dovrebbero sovrapporsi eh, Io non le vedo sovrapposte Volevo vedere sovrapposte No, boh, vabbè E... Le devo mettere per seconde... Ah... Quindi era tipo così... Ok... Vedete? Ok... e Vabbè... Così... 7TV... Eh, FFZ... BetterTV E poi quello di Twitch normale... Divisi per i vari... I vari sub... Le varie cose... Poi sempre questo bug di merda... Che voi non lo sapete... Perché... La maggior parte di voi non streamerà... Immagino... Ma voi non sapete... Quando clicchi una cazzo di cosa... La dashboard di Twitch va in alto. Lo fa a tutti, ragazzi. Sono due anni che hanno questo bug di merda. È, è, è infixabile. E voi dite, vabbè che fai? Aggiorni la pagina. <ride> no, rimane uguale. Rimane uguale. Quindi tu devi copiarti la pagina. Cioè, la devi riaprire. La devi riaprire. Se la riapri in un'altra pagina va. C'è Hilt! Hilt. Io streamo sono un anni. Ah, ottimo, ottimo. Mm, ottimo. I video a Milano è successo qualcosa? No, eh, al momento attuale non... non, non verranno rifatti, ma... Tocca organizzarsi meglio. Poi ora io ho avuto anche il Covid, quindi... Eh, è stato un problema di mezzo. È un problema di browser, in teoria. No, è un problema di Twitch, ragazzi. Non è un problema di browser. È un problema di Twitch. Ora, la chat è anche più colorata quando tocchi una persona, ma il colore del nome con il messaggio evidenziato che è scritto che ha menzionato. Sì, no, quello, vabbè, Levi's era un'opzione che già esisteva, ma c'erano soluzioni migliori, sinceramente, era più carino come funzionava, eh. Cioè, eh. Diversa questa variante che ho preso, sempre gli stessi sintomi. Da quando l'ho preso la prima volta? No, uguale. Cioè, nel senso... Raffreddore che ancora un pochettino si sente nella, nella gola, E... mal di gola. Ehm... Raffreddore, mal di gola. Eh... Sonno, stanchezza generale, un po' di dolore alle gambe, soprattutto verso sera. Unita alla stanchezza e basta. Potrebbe andare peggio tipo Twitch da telefono che è uber buggato. <ride> Vabbè, anche sì, effettivamente, effettivamente, però. Vabbè, Io stream e faccio 400 milioni di spettatori a stream Ci sta Ad esempio non so se avete visto PewDiePie Io l'ho scoperto da qualche giorno PewDiePie ragazzi Sta attivando il glitch Dei soldi infiniti PewDiePie Sta facendo Cioè ha, ha, faccio, ha fatto partire un progetto Una stream Infinita Il canale infatti prima si chiamava PewDiePie Ora mi sa che si chiama PewDiePie Infinity con logo dell'infinito. E... e praticamente lui sta trasmettendo tutti i suoi video di YouTube. Che sapete quanti sono? Sapete quanto durano? Tutti. E... Anni. Segno. Ah ma lo fa da anni. Un attimo... diverso, ma... la Star Wars Celebration ci saranno notizie sulla serie di Ahsoka? Beh, penso proprio di sì. Penso proprio di sì, eh. Quello... Cre credo di sì, barra spero. Ma che senso avrebbe abbonarsi a un canale del genere? Ma no, comunque, sta è, è... è comunque una roba indiretta, è come se guardassi la televisione. Cioè, alla fine, quando guardi la televisione, non è che c'è interazione... Io, pur io, considero Twitch come interazione, ok? Ci deve essere la chat e tutto, però... Non, la televisione non ha questa interazione, ad esempio. Il concetto alla fine è quello: è molto simile. A ah, saga dovrebbe uscire quest'anno. Ah, hanno confermato quando esce Secret Invasion, ragazzi, della Marvel. Vediamo se, se lo possiamo far vedere in stream. Eh, vediamo se lo riesco a trovare. Comunque esce il 21 giugno. Non lo trovo Secret Invasion. No, non me lo fa vedere. Però, 21 giugno esce. No, prof Loki che rimandato? no, Loki è previsto per eh, fine estate perché non lo fai anche tu a ricaricare live che sono su youtube? non ho capito ma a parte ciò ovviamente c'è già il talk show di ieri pronto per essere pubblicato su, su youtube esce alle 15 sono molto soddisfatto di questa thumbnail. E ovviamente parliamo Zubu di Harley Quinn in Joker 2. Parliamo di Kang Arrestato. Ho messo pure le, le manette così per. Mandava. E poi The Mandalorian, episodio, episodio 4. E. è già disponibile in verità sul podcast. In versione podcast è già disponibile. Oh, l'avevo visto! Ma si è buggato. Ci dovrebbe stare. Eccolo qua. Eccolo qua. È già pronto. E come avevo detto ieri, confermato ragazzi che rimane scopri di più sul Covid per questo episodio, eh. Cioè impossibile levarla questa cosa. Mm, rimarrà sempre così. Rimarrà sempre costantemente così. Eo, tocca, ci sta. Ci sta. <ride> Io farò come PewDiePie, fare un canale dove in fila tutti i video del suo canale di Digitate Rewind. Ma mi sembra un po' eccessivo, prof. Però sì, capito, lo potresti fare. Un canale di streaming in replica. Podcast infetto, sì, sì. Quando ti taggano esce il suono che tilt. Lo puoi disattivare, Franco. Ma quella era un'opzione... Cioè, questo 7TV ha copiato molte opzioni da better TV. Ok. Però, cosa la difficoltà estrema? È quella del New Game Plus, mano. È quella del New Game Plus. Ehm... E... Quando lo finisce Estrema. Poi fai New Game Plus Estreama. È una versione più potente, più difficile. E praticamente. Eh, non hai i coltelli. Hai un solo proiettile della Magnum da usare contro il boss finale. E... Ma per il resto. Dai a tutti pugni. Oppure sblocchi la schicchera esplosiva. Nuova arma. Fai Pam e il esplode. Però c'ha un tempo di ricarica di 20 secondi. Quindi, insomma, devi accumulare i nemici. Fai pam e lo fa fuori. Sì. Dove abbiamo lasciato la Sentivo il 4 Ieri ieri. Lei che riceve la cura temporanea da lui? Eh sì. Sì. Esatto. Buongiornissimo. Caffettino. Caffettino. E tra l'altro. Zugu zugu. PROTEX grazie per il prime, bentornato nel non non per il 55 mese, l'ho fatto ieri off stream 14 ore fa, probabilmente in questo momento non ci sarà, però l'abbiamo detto, abbiamo fatto partire l'allerterino. Ma Franco sta scoprendo opzioni che stavano già prima, ma dipende se erano attivate, disattivate cioè... Comunque è un po' bruttina questo aggiornamento che hanno fatto di 7TB, eh. Ehm... Concordo, veramente... Veramente bruttino. Me ne ho ancora aperto il fioraio oggi. Grave errore. Fiorellino per voi. Fiorellini. Dove sono i fiorellini? Tirate fuori il vostro fiorellino. Pam pam. Ecco bravi, così. Così vi voglio. Fiorellini. E ciù. Eh, sei allergico, Neutron. <ride> Confermo, sono il fioraio Ah. Al polline Perché non posso abbonarmi col Prime sul telefono? Punto esclamativo Prime E io non so sinceramente dall'app come si veda Sono onesto Mi sapete... Cioè, dal... Domanda seria perché io non lo so Se voi volete abbonare Con il Prime da telefono adesso Nell'app si può fare o ancora no? Enrico, grazie per il Reza. Ben tornato nella produzione del 33 mese. Grazie mille. Si, sì, si può fare. Ah, ok. Oggi niente talk con Andrea. È il mercoledì, Andrew. Però Baga dice di no. Su mi dipende ancora no. Vedete, dipende dalle applicazioni. Boh, è quella la cosa. Felice nel tanto il mio feraio fa un po' di vendite. Ci sta by beh, beh, ce lo sto recuperando. No, al momento attuale ancora non ho iniziato la seconda season. Franco. Te l'hai finita? Ti è piaciuta? O oh, oh, più che altro è finita? Non lo so, penso di sì, è da qualche settimana, mi pare. No, ancora no. Ah, ma manca poco. Da quanto tempo non vado in palestra comunque? È da dicembre, curva. Abbiamo parlato ieri, mi pare, l'altro ieri. Sì. Ieri, l'altro ieri. Quindi insieme al Mandaloriano, mi sa. Ah, ok. Ci può stare. Ok. Ciao, Jaytuz. Vorrei tanto non aver scoperto quello che ho scoperto su Blur. Oh mio dio. Cosa sarà mai di così sconvolgente? Ah! sono in crisi. <ride> Nel 2023 è possibile recuperare tutto Star Wars? Certo, Ti abboni a Disney Plus, apri Disney Plus, sezione Star Wars e cominci a guardare tutto, in ordine di uscita rigorosamente. Guardi, fai la clip. Ti guardi, Star Wars, episodio 4, episodio 5, episodio 6. Poi ti guardi Star Wars episodio 1 2 3. Poi ti guardi Solo e Rogue One che si connetteranno al 4. Poi ti guardi 7 8 e 9 e così ti sei concluso i film. Ambito serie TV puoi guardarle in diverse situazioni. Avendo visto i primi 6 film, ti puoi guardare prima The Clone Wars che ha prima un film chiamato The Clone Wars ma non l'attacco dei cloni, quello è l'episodio 2. Poi c'è Star Wars, The Clone Wars film e poi c'è Star Wars, The Clone Wars serie tv. Te la guardi tutta. Poi se vuoi adesso ci sta la Bad Batch, ma la puoi mettere come un'altra categoria di roba da guardare. Seguita The Clone Wars, avendo visto i primi 6 film, ti guardi Rebels e poi, avendo visto sempre i primi 6 film, ma magari tendenzialmente anche i Tutti e 9, ti puoi cominciare a guardare The Mandalorian in più. In contemporanea secondo me come livello un po' più inferiore ci stanno Resistance che è ambientato durante la trilogia sequel e la Bad Batch che comunque sta aggiungendo pezzi di storia ma ehm, è un po' secondaria diciamo al momento attuale e, e poi tutto ciò c'è la serie tv di Obi-Wan e Boba Fett. E... Non lo riguarda le risparmi 50 ore della tua vita, ma perché ragazzi perché siete così contrari a guardare le cose lunghe? Cioè, Andor, ah è vero, Andor, Dimenticata Andor, Andor, Andor da vedere dopo Rogue One, dopo i primi sei film, poi ti guardi solo Rogue One e poi dopo Rogue One ti puoi guardare Andor. Ok, la devo alzare, curva, certo. Con quale coraggio consigli Boba Fett? Con il coraggio necessario per... Recuperare tutto quello che uno deve recuperare. Poi che ti piace o no è un'altra roba. Gli ultimi tre film puoi anche skipparli. No, no, non sono d'accordo. Sì, sì, mi sono ripreso Pavilion. Ah, ok, Nantanbao. Ho visto anche che è in programma una nuova serie tv che spiega meglio perché dovresti giocare Ori. Incredibile non tirare fuori Ori in ogni momento. Diciamo che sei a posto con le tre trilogie e roga con l'aggiunta della sera animata su Disney Plus. Quale sera animata, prof? Però no, hanno tutte. Cioè, allora, sinceramente, io. Con prodotti che dico a me sono piaciuti veramente tanto, o comunque, magari anche se non mi sono piaciuti, cioè magari ci sono alcuni che mi sono piaciuti più di meno, però riconosco che hanno una grande importanza, secondo me, oggi come oggi, tutti e nuovi i film, solo il Rogue One, Andor, The Mandalorian, Clone Wars e Rebels, che significa tutto tranne Resistance, Boba Fett, Obi-Wan e Bad Batch. Però ci mettiamo in mezzo anche il gioco di Jedi Fallen Order. E Jedi Survivor che esce ora. Io ho un mal di gola sto in fin di vita. Tu con il Covid sei più fresco. Sono il King. Forse a te posso chiederlo. Ma le live in contemporanea tra Twitch e TikTok hanno un'utilità? Se sì, quali? Eh, qualche volta è capitato di parlarne. Io non l'ho mai fatta, sinceramente. Come non... TikTok eh, non è propriamente il luogo migliore per fare le stream, soprattutto perché poi è, ehm... è in verticale. Chiaramente, quindi devi riadattare la stream. Non so nemmeno a livello tecnico come si faccia, ok? Però, c'è un modo per prendere la tua stream e riadattarla. In verticale però so anche che delle volte Vanno tipo riavviate E il punto è che come dice Manu Può essere utile Perché magari su TikTok la gente ti scopre Può essere un'idea in verità Io ad esempio come dice Mattia Esatto io conosco Curo Lili e Codomo Che sono perché per, per quelle che conosco io sono le uniche persone che conosco Che eh, Che Che streamano su TikTok è vero. Vabbè, però non lo conosco personalmente, non ci ho mai parlato. E sì, mi sa che vanno riavviate quando cambi gioco. Non lo so. Non è manco il tuo pubblico, il tuo pubblico TikTok. Ma, mh, non... Cioè, dissento su questa cosa. Che vuol dire che, non è il, cioè, che il pubblico di Twitch è diverso da quello di TikTok? Ma, è una cazzata, zubu, nel zubu. senso... Ci può essere molto pubblico in comune. Semplicemente, Ciao, in quel momento uno sta guardando una cosa diversa. Marcello, grazie mille per il Prime. Bentornato nella flotta spaziale per il quindicesimo mese. Grazie mille. Il continuo gioco di Fallen Order quando esce: tra un mese, il 28 marzo-aprile. Però è un'idea che ci può stare la cosa di streamare su TikTok, onestamente. Perché no? Cioè, non... eh, semplicemente non so come possa funzionare a livello di chat, tipo, no? Come guardi la chat. Eh, boh, le rose, capito? Metti l'alert per le rose, ci può stare, <ride> ci può stare. Poi non so come funzioni sinceramente eh, la monetizzazione di TikTok al riguardo, eh, secondo me è più, più un'ipotetica rete che può farti conoscere da, alcune alt da altre persone che potrebbero non, eh, non conoscerti. Io schifo quando vedo una live su TikTok non me ne frego un cazzo. Ci sta? Mm. Tendenzialmente direi che pure io il contenuto che voglio vedere su TikTok sono i videini, non sono le, le live. Però delle volte in verità mi fermo a, a guardare. Quindi sì. Delle volte per dire ho guardato Curo Lili. e ho visto questa cosa che lei riavviava la stream. Io ho conosciuto uno stream americano tramite TikTok. Eh, capito, può essere utile. Cioè. Invece sto notando pian piano che stanno crescendo i reel su YouTube, nel senso che ora sta arrivando molta più gente a vedere i reel su YouTube piuttosto che Instagram e TikTok. O piuttosto, non lo so, non so che intendi con piuttosto. Ehm... O oh, è semplicemente che da, marzo, da febbraio, YouTube ha monetizzato i, i reel su YouTube. E quindi magari ci sono più persone che lo fanno Oppure io qualcuno l'ho fatto Però Vanno strutturati in un modo diverso I reel di Instagram nessuno li guarda Ma non lo so Manu Per dire ad esempio Rebecca Beckham lei, lei li guarda su Instagram a lei non piace TikTok e Quindi dipende se uno Se uno usa o no Cioè per me se voglio vedere il formato Ok di contenuto Corrispondente a quel che possono essere i TikTok I reel Ehm gli shorts vado su TikTok, cioè non... non trovo il senso sinceramente, anche perché proprio a livello di impostazione non mi piace proprio il, il, il Instagram, com'è l'overlay, non, boh... non, boh... non lo so, e poi l'algoritmo di TikTok eh, mi piace molto di più, eh. quello è l'algoritmo di TikTok è sbroccato. Capitolo siamo arrivati, siamo al 13, anche 13, 14, 15, 16. E quando siete lasso, già miglior serie dell'anno. Sì, la sto guardando. No, miglior serie dell'anno. Abbiamo visto due episodi, però. Non sta al 14, no, al 13, ah al 14, 14, 15. 16. Ah, mi sa di sì, sì, sì. Ah, è vero. A me non piacciono i reel, il video in verticale in generale è troppo corti e non si capisce un cazzo. Vabbè, ma dipende che cosa guardi, pera, dipende che tipo di contenuto è. Secondo me hanno il loro, loro giga potenziale. Intanto mi capita di guardare un reel postato da qualcuno che, che poi inizia a scrollare perché ci stanno altri video simili e un po' mi perdo nel loop dei reel. E ad esempio, a me quella cosa sta sul cazzo, curva. Cioè, nel senso, io sto guardando la mia home di, di, di Instagram, no? Ok, e una persona che seguo ha messo un reel. Io ci clicco per guardarlo a full screen, perché loro nel ca nella cazzo di home non te lo mettono a full screen. Ci clicchi, poi vuoi scorrere per continuare a scorrere la tua home. E no, mi ti butta nella, nella cosa dei reel. Ma che cazzo me ne frega! Se volevo vedere i reel andavo a vedere i reel. È ovvio che loro lo fanno per provare a farteli guardare. Ma li odio, li odio. Come sapete, un'altra cosa? Secondo me sta per morire un social. Cioè, ora come ora sta per morire un social, per quanto mi riguarda. Secondo me... Poi non sarà così, eh. Però... Twitter.. Non so quanti voi lo usino, eh. Però... Ehm... Praticamente... Per chi non lo sapesse... Twitter funziona così. Allora... Ci sta ehm, la sezione per te e seguiti, essenzialmente, ok? I seguiti sono le persone che segui. Per te possono essere varie, varie cose. Qual è? E Io molto spesso, sinceramente, uso il per te, ok? Scorro e uso, e uso il per te. E, tra l'altro, questo qua è il mio Instagram. Film Zano che parla di non so chi. Una capra che mangia l'erba. e Questo, capito, è il mio. È il mio è il castorini che. Capito, cioè, vabbè. Ehm... In ogni caso, qual è il, il punto? Che boomer? No, ma no, ma cioè, eh, con quale sicurezza scorre Twitter? Ma perché voi vivete in un Twitter veramente malvagio, ok? Comunque, il punto qual è? È che eh, adesso che succede? Elon Musk, che ha comprato Twitter, ha annunciato che a partire dal 15 aprile, quindi tra 15 giorni, Solo gli account verificati eh, potranno mh, essere inseriti nella categoria per te. Ok. Che significa account verificati? Chi paga? Chi paga? Ok. Una merda. Eh, cioè. meno morirà, rimane comunque il social più amato tra tutti. Sì, no, no, ma pure lo continuerò a usare, eh. Però è veramente una cazzata questo fu questo funzionamento, cioè boh. Non lo so. Mi hanno perso un botto di soldi negli ultimi mesi, ma in verità Twitter non è mai stato così tanto usato nella sua storia, eh, quindi quello che hanno fatto è solo una cosa positiva sotto questo aspetto, cioè ehm Non ho mai fatto così, così tante persone che lo usano. Sì, vabbè, ma che poi abbiano perso soldi, quello è un altro discorso. E vabbè, però, ehm... secondo me sotto quell'aspetto si riprende. Cioè, comunque non è mai stato così usato. Qualcosa significa, significa che è positivo. C'è stata una sfiducia generale. A me, sinceramente, sta cosa non mi fa impazzire. Cioè, praticamente è un social a pagamento, ok. Cioè, tu li puoi avere qua nei seguiti, ma magari se vuoi scoprire qualcuno non lo scopri. Capito? Eh. Oh. Vabbè, mm. eh, questo. Eh... Basta. Però, vabbè. Invece, ho visto che il, il grandissimo Kik, nuova mirabolante piattaforma di streaming. Uh, hanno lanciato l'app mobile e, e quindi, lanciando l'app mobile, si è scoperto: come si pensava, che um, Kik appartiene a, a Stake, ossia il sito uh, di Casino, quello famoso, internazionale e è ufficiale che appartiene a loro. D'approva da subito. Sì, ma non c'era conferma a mano in verità. Non c'era una conferma effettiva. Eh... Però, dato che, eh, ehm, essendo costretti, quando devi pubblicare la roba su Apple, sei tipo costretto a mettere tutte e varie una tipologia di dati che poi risultano pubblici. E quindi così hanno Sono risaliti a tutta questa roba qua. Eh, sì. Però. Twitter è il social delle polemiche gratuite e della cancel culture gratuita. Ah, delle polemiche inutili. De... Ma eh, secondo me dipende, ragazzi, da, da, che, da che Twitter conoscete. Cioè, io penso che molti social siano i vostri social. Nel senso, Twitter è il vostro Twitter, TikTok è il vostro TikTok. Siete voi che ve lo create, ok? Dipende quello che guardate. Io, sinceramente, sul mio Twitter, principalmente, io vedo sempre roba di film, serie tv, videogiochi, notizie. Ogni tanto mi capita altra roba varia che può essere di vario tipo. Ma la maggior parte è roba che interessa a me, ok? Proprio fatta apposta su, per me. Su misura. Ok, se voi vi beccate le polemiche inutili, la canzone al culto gratuita, è perché in qualche modo: non lo so. Magari quando la vedete, anche se siete indignati da quella cosa, dite. Che merda, però poi siete interessati. Non lo so. Però, nel senso, capiscono quello che volete. E poi magari dite sbagliano. Eh, però boh. Cioè. Per me è sinceramente una fonte di notizie Twitter. Comunque per vedere in bella live di oggi, tra ieri sera e stamattina mi sono legato 5 ore di vod per vedere a che punto è arrivato con la Resident Evil. Giustissimo, ci sta. Ora capisco perché il mio Twitter è pieno di figa, capisce che voglio la figa. Vabbè, ma ma capiteranno anche a me. Mo' andiamo a vedere tipo nei mi piace. Capiterà anche a me qualcosa, ok? Insomma. Ecco, questa è l'unica cosa, ma è po pochi main. Ah, secondo me è questa l'unica roba però è sempre legata ai film. Cioè. Sì. Guarda, vi faccio vedere da sopra, ok? Contreno come questo mi piace. E, ah, a parte ragazzi, avete presente i Resident Evil? L'attacco al villaggio iniziale? Dove ci sta la campana che suona? Se può skippare. Perché puoi sparare. Tu alla campana. La fai suonare e non ti, non ti attaccano più. Cioè, vabbè, comunque è eh, tipo Baby Yoda. Eh, questo è Robert Downey Jr. Che interpreta il nuovo Jonathan Majors. The Mandalorian, più di Pai. Hanno annunciato il, il live action degli Aristocats. Non vedo l'ora di rivedere della CGI. Al re, Stiller e Leone, per gli Aristogatti che parlano, eh, Timmy Turner. Eh, la cosa più. più. hot che vedrete in questo feed è questa, che è comunque da un film, è da Casino Royale. Cioè, ma se no, live action di Aristogatti e Cristo Dio. Spero che i cocattini affoghino... in live action. <ride> se quelle hot, otto... io sono italiano. Ma infatti, ma voi ragazzi, cioè, ma perché voi usate Twitter come se fosse una piattaforma porno? Per come la descrivete, cioè, nel senso, boh, ma andate su Pornhub eh, o dove vi pare, cioè, no, non capisco perché usiate Twitter in questo modo, sinceramente. <ride> non c'è gusto. Vabbè, ok, ok. <ride> no, no, ma infatti non c'è problema, potete avere il vostro il vostro Twitter. È che per come lo descrivete voi ogni volta, cioè io ogni volta che parliamo di Twitter, cioè per me Twitter è un mondo carino dove ci sono foto belline, notizie notizie in generale per quanto mi riguarda. Poi, invece, il vostro Twitter è porno e quindi mi fa veramente strano. Eh. Poi è il bello, cioè, nel senso perché Twitter, come altri social, si adattano a quello che voi volete, ok? Vi presenta quello che, che voi richiedete, però, capito, è buffo. Sì, Manu. Domanda da scarzo, ma su snap cosa serve a, a cosa serve aumentare le carte? Tipo infrangere la cornice, eccetera? Uh, niente, ti... Uh, come si chiama? Ti... Ti, da, ti fa sbloccare dei punti che ti fanno salire di livello collezione, che il livello collezione ti serve a trovare nuove carte e a mano a mano che sali nel livello collezione trovi delle carte sempre più rare, non necessariamente più forti, ma tendenzialmente la rarità è legata all'importanza che hanno anche se poi dipende, cioè ci sono 5 categorie, 5 serie di importanza. E vabbè, a parte ciò... Ehm... Resident Evil? Ci sto un attimo pensando, non mi viene in mente il nome. Faccio vedere il secondo account di Twitter. Mm, non esiste. La canzone di Ellie sì. Non esiste. Allora... Bam, 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 eh, papà. Non esiste. Eh, giuro. Perché dovrei crearmi il. Uh, il. Uh, un secondo account? Cioè. Allora avete paura? Eh? Di fare quello che volete fare, eh brutti porci. Potrebbe, ecco qua. Ecco qua. Eccoci qua. Eccoci qua. Hello? Ok. Eh, perché ieri abbiamo avuto delle problematiche, no? Quindi. Ah, non, non so che cazzo è successo da ieri, ragazzi. Forse ora funziona, no, mi pare di no. <ride> eh... Che cazzo? Allora, tocca andare un attimo sotto Perché non riesco a vedere la PlayStation è Quello è il problema adesso Non lo vedete neanche voi in stream penso Fermo. Tocca andare a Narnia. <ride> e andiamo. Immergiamoci. Mi dite se compare, ragazzi. Mi vedete cosa succede? Sì, 21 giugno. Zazzo. E mi scrivete in chat se vedete qualcosa. Tanto devo capire che devo toccare acqua. Questo è il pipo di Zazzone. Ma quanto è grande, Zazzo! Oddio, mi sta toccando! Fate da zero, eh, siamo morti. Cambiato qualcosa? Oh! Vabbè! Facile! È il primo tasto che ho toccato! Ma sono un pro player! Sono veramente fortissimo! Sono un campione innato! Quello pisolino! devo interrogare non serve nasconderti. Check W. Allora... Mamma <coughs> oh, mia, la polvere che ci sta là sotto, ragazzi, è <coughs> mortale. Mortale. <coughs> ah, mamma mia portale no no non ce l'avevo idea mm. no al momento attuale non ho intenzione di farlo curva a che capitolo siamo al ehm, 14 al eh, 14 allora Atti da 85. Ma che cazzo ho fatto, ragazzi? Quanto scommettiamo? Avete visto che stavo. Oh, è sceso 80. Quanto scommettiamo? Che non arriveremo... Stava a 91. Ok, quanto scommettiamo che non arriveremo mai a 91 mentre stiamo giocando? 100% saremo calmissimi. Calmissimi. Mm. Tututututu. -tut. Ok. Ora scende a 50. Allora. Allora. Eh, riassuntino. Riassuntino. Riassuntino della, della storia. Molto, molto breve come tutti. Come tutti questi giorni. Resident Evil 7. Cioè Resident Evil. Resident Evil. Resident Evil. Eh, c'è un'azienda farmaceutica che deve creare delle medicine. Eh, per creare delle medicine crea un virus. Questo virus viene liberato. Si chiama Virus T. Si chiamano varie varianti che si chiamano anche Virus G. E via dicendo. Parto in un esplodo in una città che si chiama Raccoon City. Questa è Resident Evil 1. Resident Evil 2. Abbiamo nuovi protagonisti rispetto all'1. Abbiamo questo protagonista che abbiamo ritrovato anche nel 4. È un poliziotto. Poliziotto che viene affidato. Viene eh, messo nella stazione di polizia di quella città. Lui si trova a combattere quindi contro tutti i vari infetti fino a che non scappiamo via. Insieme a una donna che sembra essere morta. Ma poi, come scopriremo in questo gioco, in verità è ancora viva. E si chiama Ada Granburu. Resident Evil 3, la città viene fatta esplodere con dei nuovi eh, protagonisti, eccetera, eccetera. Basta Resident Evil 4. Siamo torniamo con lui, protagonista del 2. Dobbiamo salvare la figlia del presidente degli Stati Uniti. Che è stata rapita e portata in un villaggio spagnolo. Dove c'è una setta satanica, varie cose, roba varia. Abbiamo trovato la figlia, ma che succede? La setta satanica ci ha infettato. Ha infettato sia me che lei. Avevamo una fiala di antidoto, l'abbiamo data a da lei perché noi siamo coglioni e quindi ora scopriamo cosa succede. Il poliziotto ha sempre dei capelli splendidi in ogni cosa. Sì. Esatto. Scusa il ritardo? No, grazie. Hai portato la medicina in tempo. Ce la fai? Dov'è Luis? Vabbè, rallenta lo sviluppo del virus. Stiamo là da zona. Per te. Fino alla fine. Andiamo, non c'è molto tempo. Facciamola finita. Ah. Per Luis. Ho detto che Ashley è inutile. No, mai nella vita. Ok, lui sarà un nostro allora, amico Luigi, che è morto. C'è un laboratorio dove rimuovere il parassita. Ho il sospetto che tu sappia dove si trovi. Forse. Le strutture più importanti si trovano nel santuario in cima alla montagna. Oh, e io cercherei lì. Ok. Ha dall'enciclopedia <ride> okay. Lieta di aiutare Sei in debito. Ok Dobbiamo stare in prigione senza previso Uno dopo l'altro veniamo condotti in una stanza fianco Non so cosa succede lì Hanno appena preso Annabelle Probabilmente sarò il prossimo Ma la saga di Annabelle ragazzi Tutti quelli Quella saga di Annabelle Horror Ancora continua? Quella che era partita con Insidious L'Annabelle Esiste ancora? Tutti coloro che sono infetti dalla piaga ehm, Sono la merce di coloro Di, di Lord Sadler. Se lui ordinasse andrebbero incontro alla morte Col sorriso sul volto ah, Tutti gli sono riusciti Mi sono imprigionato, Nella stanza a fianco Mi stanno provando per prenettermi Con la variante superiore Annabelle non è più lei Il sorriso è stato spazzolato dal suo volto Scrivere è l'unica cosa Che mi aiuta a non impazzire Va bene Ricordo che c'era tutta la saga Che faceva tipo abbiamo un insidious eh, c'era Insidious. Eh, um... diamo un attimo qua magari. C'era Insidious, c'era Annabelle, c'era l'evocazione. Ann, ah, no, qua non si sale. Qua nemmeno. Ok, qua. Qua ci dovremmo arrivare in qualche modo. Arriveremo da sopra, sicuro. Sicuro, sicuro. Andiamo. Vai. Ce la fai? No, da super utile. Ashley, cioè. Mai nella vita. Oh. Buono oh, No. sono una scassinatrice provetta. Ah, sta zitta, esfare in testa, avanza, inutile fa niente. Con tutto l'amore del mondo, chiaramente, rispetto. Però, però, ci sono state anche alcune conversioni per un'eventuale Annabelle contro Megan. Ah, è vero, l'avevo sentita questa cosa. <ride> Annabelle contro Megan mi piacerebbe. Qualcuno ha un momento libero per, produrre, per ridurre in frantumi quegli stupidi medaglioni blu. Certo, li dobbiamo trovare. Truppa, Se vedete i medaglioni blu, riferite ho un po' di novità in vendita, un po' di eh, novità. Fammi vedere. ora è un'armetta. Pazza. Benvenuto, oh, che vuoi comprare, che è la novità? Sono tutti di allora abbiamo 37k. Secondo me non conviene fa niente. Anzi, però, vendiamo qua, vendiamo qua, vendiamo qua. La corona, diciamo quasi. Eh, cosa, più o meno. e purtroppo questi non ci permettono di fare nulla. Eh, vabbè. Madonna, ragazzi, ma questo coso? Vogliamo parlare di questo pompa che vale 280.000? Cioè, io ci ho speso sopra così tanti soldi. Grazie, Sì, ottimo. Un gioco da ragazzi. Ottimo. Come <ride> di più, ottimo. Ah, ci sta. Ci sta. Questo qui è un lavoro di fino, straniero. Yeah. I dettagli fanno. Beh, ah, abbiamo questa mitraglietta La Killer 7 come nuova arma. No, ma è da un po' di volte che me la dà la Killer 7. Io sinceramente mollerei la mitraglietta, raga. Non... Almeno mi sono liberato un botto di slot. E... Qua non possiamo creare nulla. Magari la usiamo, ma dopo... Crea... Munizioni mitragliatrice. Eh, che so questi. Beh, ci faccio un cazzo. Non ti piace la mitraglietta? No, Guardi a me non piacciono lui. le armi che consumano troppi colpi, sinceramente. Proprio, proprio no, Zazo. Non lo so. <ride> Appunto, anche la carabina, vedi, quella automatica, l'abbiamo lasciata lì. Come sca. Come non li posso inviare al deposito? Ma che vuol Dai, ma è una cazzata. Ti vendo? Alla Benvenuto. Però è una stronzata. Siamo no, 3K. Aspetta, noi... Aspetta Me li tengo nell'inventario, dai. Ma niente. E munizioni carabina. Ne abbiamo zero. Li creerei. Aspetta, fammi un attimo vedere qua. Però la può queste utile quando sono tante. Ma non sono mai tanti. Cioè. Veramente non sono mai tanti. E, e possiamo creare ancora carabina. Io vorrei creare munizioni del pompa, ma. Non ho questa possibilità, sfortunatamente. Vabbè. Facciamo così. Carica tutto. Carica questa. Carica questo. Anche perché tre quarti li, li sprechi. Ma che boia, oh. Ma non è vero. Andiamo. Tempo di finire con questo videogioco. Ah. Perché mi ricordo una missione del gioco di Arkham? quante munizioni verranno buttate. Ah, ma qua ci siamo stati. Usa le quigisperate e le porti nella tomba, sì. Ma sembrava tipo l'urlo di... Oh, un tesoro? Dov'è il tesoro? Sembrava l'urlo degli zombie di Call of Duty. C'è un medaglione. Potrebbe essere un altro di qua. Oh! Come no? Dov'è il tesoro? Lo vedete? Sopra? E sopra dove? Sopra non c'è niente ah. ah Mamma mia allora, secondo i miei calcoli, questa freccia non andrà perduta perché la freccia colpirà la lanterna. Entra. E la freccia cade con la lanterna. Godo. Codo. Grazie, Zazzo. Ma una volta tanto sei utile, dai, ci sta. Ci sta, Zazzo. Ci sta. Che palle, potevamo trovarlo verde. Se avessimo trovato verde, ragazzi, avremmo fatto questo. Beh, comunque basterebbe trovare. Una pietra verde. Se troviamo una pietra verde, a prescindere da tutto va benissimo. Perché se troviamo una pietra verde, se è quadrata a posto, se è tonda. Eh no, è un casino. Deve essere solo quadrata. Perché non abbiamo le, le tonde rosse o blu. Non esiste tonda verde? Ah, e allora, e allora. E allora si troverà quella giusta. Serve un'altra via. Ieri si è incazzato con me per la questione dei colori uguali e vedo l'arcobaleno. Checco! È passato un giorno e ancora non hai capito un cazzo! L'arcobaleno vale solo per l'ultimo, per quello che ha 5 pietre. Ok? Vedi, c'è il bonus, quelle che valgono di più. Fino a quattro colori, quello che vale di più è avere lo stesso colore, fino a quattro gemme avere lo stesso colore. Quando hai 5 gemme allora so di diversi. Zitto, Checco! C'è capito un cazzo da ieri! Zitto! <ride> Già ieri abbiamo sparato abbastanza stronzate! Allora! Bullismo? No, assolutamente no! Oh! Eccoci qua! Eccoci qua! Che c'è? E non corre Vabbè ma è incoglionito comunque Ma se prende lei godo E le frecce le abbiamo recuperate Gli altri non si sono resi conto di niente Tutto positivo Tutto positivo Ho bene le frecce Se solo le riuscissi a prendere Con le frecce Sarebbero potentissime Eccoci qua Eccoci qua Morto? Moruto? Il cazzo Ok Il bro ha ancora l'albero di Natale Il bro non ha capito che vivo in Australia E che quindi da me Natale arriva adesso Perché le stagioni sono diverse Eh Bro Eh Bro yeah. Baba Yaga Che cazzo lanci tu? Scusa hai chiesto il permesso? Oh, guarda, là ci sta una... Puletto. Una... Un cazzo. Oh, cazzo che sì. Mamma che culo. Okay. Allora... Ah, secondo voi una freccia qua la posso recuperare? No, vero? Il bru è rimasto a dicembre. Vabbè. Ok. Sta. Un bel dialogo. Anni? Quattro. Allora. Ah, ah qua c'è un, un altro tesoro. E di qua. Lo sento. Ricominciamo un attimo, aspettate. Siamo qua. Ah, noi siamo arrivati da di qua. Cazzo, pensavo di essere arrivati da di qua. Non capivo. Ah, allora ok, ok, andiamo. Qui a sinistra c'è un tesoro. È dentro? Non è dentro. Vanno nascosti. Come apri, cassonetto? Questi qua facilissimi Eh no Eh dai però Cazzata questa delle frecce Questo cassonetto Ah Bello Questo dovrebbe essere il comando Marvel Snap Thunder Che volevi come risposta Mi piace quando la maggior parte delle volte nemmeno si usano i comandi. Un comando, che cos'è? E poi delle volte invece ve li inventate allo scopo di ottenere qualcosa di non ben chiaro. Mi piace molto come... come roba. L'ultimo sta in questa... Ah, ecco qua. 5 su 5, facile. Quasi ah, si iniziano la seconda run. E con la seconda run è già le armi. Boh. È un new game plus. Immagino forse sì. Ah. Ok, allora riapriremo dopo di qua. Perché se io passo qua dentro secondo me arriva del fuoco a bruciarmi? Ho capito la situazione. Eh. A casa va? Buonanotte, mette munizioni infinite nella seconda run. Oh, ma tu che non l'avevi già finito? Che cos'ho tutto, che cos'ho tutto? Di qua e di là, ni ni ni. E poi? Non niente, eh? E' Jon Snow. Ok, questa non si apre e allora si trilla là sopra. Finito, se, se, che cosa, se... se. Dicono tutti così. Dicono tutti così. Ah. Ashley. Va bene. Oddio, ma questa cosa l'ho già vista. Mi spunta qualcuno che mi attacca? No. Perché mi sembra di averla già vista? Eccoci qua. Chi yeah. è? Ma come l'hanno rapita? Resisti Ma che dici? Ma dove cazzo è arrivato questo? Ashley. Tanto sotto onti. Facciala stare! Oh, ma arrivano da sinistra? Chissà arrivano di sì. L'ha detto anche lui. Ah, ok, questa non la apri più. Stai bene. Seguimi. Sì, grazie. Austen, laboratorio di antibolo 8. Ah, dici per quello l'ho già vista. Ah! Oh, Kiko! Oh, 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 oh. È fermo, eh! Dai, dai. Portando l'aereo a te ha detto cioè si sì, godo che lascia ha preso lei esatto ah mo te alzi ah mo te alzi eh quando dobbiamo quando dobbiamo correre no <ride> ti vengo aiuto Leon Ah, Angurelli Ma perché non l'ha presa lei? Cazzo ho prendo le frecce Pericolo Non è capito come fa eh? Leon, Leon che tocca rifare mo? non gli dà il salvataggio eh. ah ok attento sto ok zitta oddio Scendi, scendi, scendi. Eccoci qua. Mamma mia, quanto godo l'immunità. A che a colpita più la scala che loro? Questi qua li odio. Sei mezzo. Ma stai in culo. Dai, 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 dai Alleluia Ho solo più colpi di prima, vero? Prima era andata meglio, però fa niente Avevamo usato una granata eh, uno, uno scambio di risorse Sì, oh, no. sì, non ti preoccupare, stellina Andiamo Vamos Apri qua Vieni, reggi questa Qua okay. prendi questo Ah, qua apri qua Prendi lui Mi seguimi, mi incontrato? Cazzo, andrò da lei. Andrò subito da lui. A lei, vabbè. Mi sono capito da solo. Che c'è? Brava, brava. Mena lo picchialo, picchialo. A dove la vuole portare? Carica Codo. Ok. Siamo sì, un nemico un po' mezzo buggato. Sinceramente, concordo. Tutto ok, tutto ok, stella. Questo dov'è? Salvo. Ah! Grazie mille per il sub. Bentornato nella flotta per il trentesimo mese. Grazie mille. Oggi l'ho sentito bassissimo. Quest'allert. Lo rialzo. Tab di livello 3 Grazie mille Allora Qua ci dovrebbe essere un tesorino C'è la tittata No perché la tittata Ah ma noi prima eravamo già arrivati di qua Sì sì no l'ho alzato per me A eh. voi l'ho lasciato così <ride> Subito paura, eh. Subito paura. Carica. Vabbè, comunque ragazzi c'è. Cioè. Ridicolo. Ah, perché c'ha l'armatura di metallo? Eccoci qua. Lo sapevo. Eh. E perché l'hai fatto trasformare? Se lo sapevi, scusa. Sei un coglione. Eh, 18 frecce per un nemico è un po' too much, eh. Pure, secondo me. Sti coglioni che lanciano le cose Ma cioè. oh, lo sentite? Ragazzi c'è cioè, tipo è passato Un AC-130 Lo sentite? Questo fruscio gigante Cioè non fruscio ma un rumore gigante Ha tremato tutto il palazzo che cazzo è passato? Non lo sentite? Si sente? Mamma mia! Ha tremato tutto il palazzo, vi giuro! Era un aereo, era un aereo! Sì. Oggi è il centenario dell'aeronautica. Ah! Ok. Eh sì alla fine a non troppi chilometri da qua ci sta l'urbe Che è un aeroporto quindi Sta Pure ieri era passato un aereo Magari ieri era un addestramento per oggi A che piano sono al terzo? Però dove stavamo ok Mancano gli incantatori. No, col cazzo. Ma tanto torneranno prima o poi. O forse no, in verità. Perché questi qua sono più. Sono soldati umani. Cioè, ora ci troviamo in una situazione di. Combattimento contro mercenari. L Aeroporto di curve. No, non è l'aeroporto di curve. Ah, che puzza schifosa. Eh, fai. lo so. Non mi sono lavato i piedi stamattina. Sì. Un tempo mi avrebbe uccisa. Uh... Qua? Oh. Oh, tesori. Oh! 100k. Io che sono, grazie per 10 bits. 100k. E si gode. Super casa suprema. Altro che consigli di checco. Andiamo nello stesso momento. Nini! ok. Eh, ma, ma è inutile okay. che te li hai tutti, perché non si riempiranno mai quelli tutti diversi. Sì. È la seconda volta che lo famo, Checo. È semplicemente che tu non hai pazienza, Checco. Ok, andiamo nello stesso momento. Sì, ok. No buono, no buono. Ora andrà bene. Tranquillo, ce la facciamo. Ma mi sembri te la stupida, non capisco. Cioè, ah, andava premuta X. Si cerchio per mollare la cosa. Quindi ero io lo stupido. No, no, che bullismo contro Goku. Assolutamente. Via mai. Perché mai là c'è un mostro malvagio? Ashley, rimani qua. Ok. Ho già capito. Ho già capito come devo andare. Hanno ufficialmente messo l'emulatore di Nintendo su Steam. Dici quello, cioè quello di Nintendo inteso tipo... È che palle! È un nemico di merda! Che invenzione del cazzo questi nemici. Ah? Muori, maledetto bastardo. A okay. che? Ma che merda, ma no, ma non è la mira. È... Non sei ma vattela no, a P under sto... culo, che non fai un cazzo dal mattino alla sera. Nini. Senti questa puzza un tempo mi avrebbe ucciso. Ma va a pettinare le bambole, va. Cioè, ah, sì. capito. capito. Cosa, cosa, capito. Cosa riproviamo. Ce la Poi dà la colpa a me eh. Ora Riproviamo Ti assicuro che lo faccio in tempo E che non si sa il ritardo con cui lo, lo fa il oh. gioco lo, lo devi premere okay. 20 minuti prima 20 minuti prima Sta eh Perché devi considerare il tempo di abbassare la leva Però Pare che sono stupido Pare c'è energia. La corrente. Quindi mi starà a dire che questi tizi qua. E allora conveniva prendere la mitraglietta, ragazzi. Pensaci tu. Cioè. Stanno an ancora questi tizi. Cacacazzi che tocca farmi lino. Pitolo 14. Prendi tutto. E niente. Pim ping. Ma ping. Ping, ping. non è che senza di lei sarei imbloccato qua. Senza di lei non sarei proprio mai arrivato qua, che è una cosa più che positiva. Raga. Ma qua si sbanca! Ma qua si sbanca! Ah no, ma qua va fatta uguale però. Qua va fatta uguale, non diversa. Quindi si sbanca un po' di meno. <ride> si sbanca un po' di meno. Tutte blu, boh, sì, un qualsiasi colore. Ah, i topi? Non, non c'è una missione per i topi. Eh. Paura, pipistrello. Oh. Ah, già mi dici che si fa col blu, Negan? Ci sta. Ci sta. Ehm... Ho cinque blu Sì ma cinque blu eh, Non to, Solo tondeggianti Qua mi servono anche quadrati e dopo, se li ammazzi Parto un countdown Ah bello Sta Allora mo Era ovvio Era ovvio Era ovvio Ah vanno a prendere lei Asso Ci sta Cazzo Sta. Che cazzo è? No, 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 no. No, no. Io non ne posso più, io non ne posso più. Io questo gioco lo sto odiando, ragazzi. Quando diventa bello, mettono delle merdate. E eh, aiuto. Prima che ci arrivo mi sa che devo sparare attraverso le sbarre, eh? Eh, niente, se la so portata via. Sì, anche perché qua chiude tutto. Vabbè. Vai. Cioè, questi nemici sono veramente... Veramente orribili. Veramente brutti allora. e che il cazzo perché mo spunta quello Sto bene Vero mm. Ma che schifo Le incontrato Ma che rispuntano che rispuntano! A lei, guarda, veramente voglio proprio piccarmi questi cazzo di aghi su per il culo. Cioè, che nemici del cazzo, ed è da lei e, lo mo e mollo il nemico. Ah, ma lui manco ci sta prima, oh passando. Cabrones, Cabrones. Ma che cazzo? Ma che cazzo, Ashley? Cazzo! Ah oh no, ma perché devo correre da lei appena si la corrente? Tanto passano qua. Resisti, no. Ashley! No. Ho sparato a lei, secondo voi? Veniti Eh moi ci facciamo la cura e corriamo Brava alzati Ciao E il ponte non ha aperto e lo aprirà lei Ashley, hai aperto il ponte, sì? Ashley, che cazzo? Ma sei inutile! Sei un barile di merda! Mamma no. oh mia, lei pare, boh. La più ricercata del far west attraversa. Corri, corri, corri. Mollalo, mollalo, mollalo. Mollalo. Godo. Mamma mia. Tutti i proiettili. Questa tizia che non fa un cazzo. Tutti i proiettili. Tutti, tutti. Non ce l'ho più. Non ce l'ho uno. Uno. Grazie. Grazie. Ma spara di in te. Non c'è di che, non hai fatto niente. Niente. No, tocca rifare minigioco. Un'altra cagata adesso gioco. Grande minigioco. Bisissimo, fantasmagorico. Divertimento stravagante. Da non perdere. Da non perdere. Eh, ma ci sei? Mi sai dire dove hai trovato il file di ieri con la foto? Ok, 5 su 6. Mamma mia, sono un campione. Veramente il king. Veramente il king. Eh, cioè, boh. Fortissimo. Un altro elo. Un altro elo. Ho lasciato il pisce dall'altra parte, però apri un po' questa, Ashley. Che Oddio, che è quel tepolino topolone! Non so come le fai la prima botta Cervello Presente? Quelli che vendono su Amazon Ne ho comprato uno E Stranamente funziona è Una cosa interessante Non ne avevo mai avuto uno Ne avevo sentito parlare Dicevano una cosa utile Dicevo Ma sono è una cagata Infatti è un po' una cagata Cioè Che guarda un po' Siamo a salvare una Che ci fa solo che morire Però Però il suo lo fa Oppure sì Magari non posso dirti È un segreto come faccio a fare il primo colpo? Perché magari non lo so nemmeno io. Lo faccio a caso. Intuito innato. Allora. Vai. Eccoci qua. Kill. Proprio un altro livello. Nulla da dire. Uh, questo. Ah, no, non ce l'ha considerato da prima? Come i ratti? Fatti un bel regalino, ah, mamma mia, c'entro! C'entro! Avete ragione, bisognava far fuori i ratti.